Buongiorno e benvenuti nella nuova Peugeot 308. Tante sono le novità, oltre al logo, anche tutto il sistema di infotainment è stato rinnovato. Scrollando la tendina verso il basso, consigliamo come prima cosa di impostare un profilo personale. Crea nuovo profilo, crea. Ci chiederà di inserire un nome al nostro profilo e successivamente di decidere uno dei loghi, storici di Peugeot. Tutte le impostazioni successive le andremo a impostare successivamente, quindi diciamo di andare avanti. Come seconda cosa consigliamo di impostare la lingua. Tramite le impostazioni, tasto System, andiamo a impostare l'italiano. Nelle impostazioni possiamo consultare tutti quanti i nostri profili che abbiamo creato, personalizzare ogni singolo profilo, con il colore del display, il colore degli interni, attivare e disattivare l'Active Sport Sound e l'animazione di benvenuto e di arrivederci della vettura. Tramite la connettività possiamo gestire i nostri dispositivi wireless, quindi collegare anche il nostro telefono tramite Bluetooth. Nel sistema troviamo oltre alla lingua anche la data e l'ora e la visualizzazione di impostare i chilometri al litro o i litri per 100 km. Nella luminosità andiamo a impostare direttamente tutta quanta la luminosità sia del quadro strumenti che del display centrale. Nell'audio tutte le impostazioni dell'audio, della radio e del volume. In veicolo troviamo l'illuminazione del veicolo, l'accesso al veicolo e la sicurezza. Tramite il tasto aggiornamenti troviamo tutti gli aggiornamenti disponibili sia per il sistema che per le mappe, nel caso in cui la vettura sia collegata a wifi o a rete mobile, e nel tasto servizi connessi troviamo i servizi a pagamento Peugeot. E ora parliamo dei comandi al volante. Dalla parte sinistra abbiamo il tasto per attivare e disattivare il limitatore di velocità, attivare e disattivare il cruise control, il tasto pausa e play e il tasto ok per dare la conferma. La levetta che si trova nella parte sinistra del volante viene utilizzata per selezionare la velocità e viene cliccata per decidere la distanza dal veicolo che ci precede. Mentre nella parte sinistra troviamo i tasti per alzare e abbassare il volume, la cornetta per rispondere alle telefonate e il tasto con il microfono per accedere all'assistente vocale della macchina o del telefono. La levetta questa volta viene utilizzata per accedere alla lista delle stazioni radio presenti. Un'ulteriore novità della nuova Peugeot 308 è il piccolo schermo posizionato al di sotto del display centrale. Anch'esso è tutto quanto personalizzabile, basterà premere sul tasto da modificare e a questo punto nel display centrale ci appariranno le icone evidenziate che potranno andare a sostituire quella da noi selezionata. Allo stesso modo potremmo decidere di modificare con le icone che ci preimposta Peugeot, cliccando con tre dita sullo schermo e poi andando a selezionare quella che vorremmo impostare. Tornando alla home, Peugeot, per facilitarci l'esperienza di guida, ci dà la possibilità di accedere a tutte quante le applicazioni cliccando con tre dita sullo schermo. Allo stesso modo si può accedere a questa schermata anche tramite spazio applicazioni. La prima icona che ci appare è quella degli ADAS, che sono consultabili sia dal tasto ADAS che dal primo tasto della tastiera pianoforte dove è raffigurata la macchinina. Nelle funzioni abbiamo tutti quanti gli aiuti alla sicurezza, la telecamera panoramica, il rilevamento degli ostacoli, il Rear Core Cross Traffic Alert, e è possibile attivare e disattivare il mantenimento di corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e dei cartelli stradali, e l'alert dell'attenzione del guidatore. Possiamo salvare i nostri preferiti per poterli trovare nei tasti rapidi. Abbiamo la possibilità di personalizzare il cruscotto e il touchscreen. Basterà applicare una pressione prolungata in qualunque punto dello schermo. Qui andremo a decidere quale dei due personalizzare, in questo caso il touchscreen. Troviamo i tasti per aggiungere un widget, aggiungere una pagina, nel caso in cui volessimo
cancellare una pagina o un widget basterà tenere premuto e portarlo all'interno del cestino. Nel caso in cui decidessimo il cruscotto, le opzioni sono le medesime. Nel caso in cui volessimo aggiungere una pagina e aggiungere un widget, basterà cliccare sul tasto più e andare a scegliere uno di quelli predefiniti. Il nostro display di bordo è dotato anche di navigatore. Tramite la schermata principale possiamo cercare una destinazione, attivare o disattivare l'audio di guida, mettere la mappa in 2D o in 3D e tramite il tasto con le tre lineette cercare la destinazione, aggiungere destinazioni predefinite come casa e lavoro, le destinazioni recenti per ripartire con la navigazione in una destinazione che avevamo già cercato, e mettere percorsi preferiti e posizioni preferite. Tramite il tasto impostazione andiamo a personalizzarci la mappa. Per accedere alla ventilazione clicchiamo sul tasto clima. Qui potremo accendere e spegnere l'aria condizionata, mettere in auto in base alle tre velocità disponibili, cliccare sul tasto sync per avere il clima monozona, decidere l'intensità della ventola e la temperatura e da dove far arrivare l'aria condizionata. Tramite il tasto sedile e volante potremo accendere i sedili riscaldati e il volante riscaldato. I sedili hanno tre intensità di potenza. L'aria che entrerà all'interno dell'abitacolo verrà purificata tramite un filtro presente all'interno della macchina. Nelle macchine ibride abbiamo anche la possibilità di avere un precondizionamento che consente di programmare il riscaldamento e il raffreddamento dell'abitacolo per una temperatura confortevole alla partenza. Per accedere alla radio possiamo cliccare nel tasto media presente nel Peugeot iToggles oppure nel display centrale tramite uno dei widget messi da noi. Qui potremo cambiare le modalità di ascolto, quindi radio o media, la banda che vogliamo ascoltare, quindi o FM o DAB, ricercare una stazione radio. Alla destra invece abbiamo il tasto dei preferiti, dove potremo aggiungere le stazioni radio che preferiamo ascoltare, stazioni per vedere tutte le stazioni radio che la macchina riesce a captare. Mettendo il cuore le salveremo nei preferiti. E nel tasto impostazioni potremo impostare audio, radio e volume. Ad esempio nel tasto impostazioni radio possiamo bilanciare dove far sentire di più la musica e regolare alti e bassi. Grandi novità anche nella connettività per il telefono. Cliccando nel tasto con la cornetta potremo collegare il nostro telefono tramite Bluetooth. Connetti dispositivo, scegliamo il telefono da collegare. Diamo tutti quanti i consensi. Grande novità, Apple CarPlay e Android Auto sono collegabili anche tramite wireless. Quindi dandogli il consenso ci apparirà direttamente la schermata di Apple CarPlay. Se non disponete di Apple CarPlay o Android Auto, collegando il telefono tramite Bluetooth, potrete accedere alle chiamate di recente, ai contatti, alla tastiera del telefono e alle impostazioni del telefono.